Allora, ci sono domande? Su, in base agli appunti, al volo. Se no, altrimenti cominciamo con la parte relativa alle visite. Benissimo. Se non ci sono domande per quanto riguarda gli acciai, le ghise appunto sono delle leghe a base di ferro, leghe ferrose, che presentano un elevato tenore di carbonio. Io vi ricordo sempre che la definizione che potete aver imparato forse all'istituto tecnico relativa al fatto che un tenore di carbonio è superiore al 2,11%, cioè a destra di questo valore qui, è una definizione solo parziale, perché è valida esclusivamente nel caso di leghe binarie, quando invece appunto parleremo di ghise nel caso in cui abbiamo a che fare con leghe a base ferro, in cui almeno in parte durante la solidificazione abbiamo la formazione di leotettico, leodebolitico. Quindi appunto il che per una lega binaria coincide con la definizione del tenore di carbonio superiore al 2,11%, ma è sostanzialmente un valore abbastanza appunto orientativo, perché come abbiamo visto, grazie alla presenza di altri elementi di lega, possiamo avere acciai con tenori più alti di carbonio, come possiamo avere ghise più basse, a tenori di carbonio più basse. Sono appunto ghise nelle quali, leghe nelle quali la transizione dal diagramma metastabile al diagramma stabile ha un'importanza sostanziale. Questa importanza noi l'abbiamo vista nel caso delle leghe ferrose con un tenore di carbonio più basso, cioè quelle leghe che appunto non presentavano l'arresto eutettico durante la solidificazione. Durante appunto nel caso delle ghise abbiamo che la transizione dal diagramma metastabile al diagramma stabile può avere anche un'importanza rilevante e vi ricordo che questa transizione è sostanzialmente legata alla decomposizione della cementite F3C che ci dà 3Fe, dove questo Fe può essere austenite e ferrite a seconda della temperatura alla quale ci troviamo, più carbonio grafitico. Carbonio grafitico, vi ricordo, deve essere una fase importante nel caso delle ghise. Vi ricordo che nel caso degli acciai sostanzialmente l'unica fase ricca in carbonio era la cementite F3C, che presentava un tenore di carbonio pari al 6,67%. Ma nel caso delle ghise possiamo avere appunto grafite pura con il 100% di carbonio. Vi ricordo che la grafite non ha alcuna capacità di solubilizzare altri elementi all'interno di sé, cioè la grafite che presenta all'interno delle ghise è una grafite pura al 100%, quella praticamente le vostre matite sostanzialmente, assolutamente analoga. Può avere però morfologie anche molto diverse, come vedremo fra un attimo, prego accomodatevi. Può avere morfologie che possono andare dalle lamelle agli sferoidi, per cui vedremo che poi la gestione della morfologia della grafite può essere un aspetto assolutamente sostanziale. Gli elementi di lega, nel caso delle ghise, possono sia influenzare appunto la microstruttura, dal punto di vista appunto dell'influenza dell'aspetto tubulo corpocentrato, tubulo facentrato, ottenere strutture a predominanza appunto ferritica o austenitica, insomma l'effetto che abbiamo denominato come alfagino o gammagino, influenzare la microstruttura dal punto di vista della formazione di precipitati quali ossidi, carburi, nitruri, quindi in base alla differente affinità chimica i vari elementi di lega hanno verso appunto l'ossigeno, l'azoto, il carbonio, a volte l'idrogeno quando è presente, ma anche, e nel caso delle ghise forse potremmo dire anche soprattutto, sulla differente capacità che hanno di influenzare la suscettibilità della cementite di decomporsi, in pratica quello che viene denominato il loro effetto grafitizzante. La grafitizzazione, cioè il fatto che nella ghisa noi presentiamo la fase ricca in carbonio sotto forma di grafite, è dipendente sostanzialmente dalla velocità di raffreddamento, che a sua volta è dipendente dalla natura della parete del getto, dalla dimensione del getto stesso, e dalla presenza di elementi grafitizzanti, fra cui il principale, potremmo dire, è certamente il silicio, tant'è che molto spesso per commentare delle ghise parleremo spesso di diagrammi ferro-carbonio-silicio, cioè il silicio nel caso delle ghise svolge un ruolo, potremmo dire analogo a quello del carbonio per quanto riguarda l'importanza sulla microstruttura che si deve ottenere, o di elementi antigrafitizzanti, cioè che in qualche modo ostacolano il processo di decomposizione della cementite, qual è appunto ad esempio il manganese. Gli elementi normalmente presenti, manganese, silicio, fosforo, che sono sempre presenti negli acciai, tipicamente nelle ghise sono a tenore un po' più alti. Notiamo ad esempio che una morfologia
accettabile di una grafite all'interno di una struttura di una visa può essere per esempio a livello tridimensionale quello che vedete qua disegnato. Attenzione che poi questa struttura tridimensionale voi la osserverete in maniera bidimensionale con delle sezioni metallografiche, e quando andate a fare la sezione metallografica di questa struttura fatta da queste lamelle un po' particolari ottenete questo, d'accordo? Quindi in realtà notate che questa struttura, questa micrografia che vi dà testimonianza delle lamelle presenti di grafite all'interno di una ghisa, questa è una struttura tipica di un tombino di fogna per esempio, si riflette in realtà a livello tridimensionale con una struttura della grafite di questo tipo qua, d'accordo? Quindi una struttura abbastanza complessa e che ha purtroppo una grossa capacità di abbassare le proprietà meccaniche di questa ghisa, perché appunto costituisce una forte soluzione di discontinuità, una forte soluzione di continuità della vostra matrice metallica, e fra l'altro grazie al fatto di essere piuttosto sottile eccetera comporta anche una fortissima intensificazione degli sforzi e quindi capite bene un abbassamento notevole della tenacità stessa del pezzo. Vi dicevo appunto il silicio è l'elemento grafitizzante per eccellenza. Notate ad esempio fra l'altro che il trone di carbonio corrispondente all'eotettico diminuisce secondo la reazione che vedete in figura, cioè l'eotettico, che vi ricordo essere sempre 4.3% del diagramma binario, se aggiungiamo il silicio si sposta verso sinistra, e se utilizziamo un diagramma pseudo binario come quello che vedete qua, carbonio alle ordinate, silicio alle ascisse e il ferro è complementare a 100, quindi in pratica il ferro appunto è l'elemento che completa al 100% la nostra struttura, osserviamo le differenti microstrutture che possono essere ottenute a seconda della combinazione ferro, carbonio, silicio. Posizioniamoci sullo 0% di silicio, così cerchiamo di leggere questo diagramma. Allo 0% di silicio abbiamo qui carbonio, sostanzialmente ghise bianche, e poi al di sopra ghise grigie ferritiche. Perché vi ricordo ci troviamo in pratica allo 0% di silicio in un diagramma perfettamente binario ferro-carbonio, a sinistra abbiamo una ghisa bianca con una formazione di austenite proeotettiche durante la solidificazione, a destra abbiamo una ghisa grigia con formazione di grafite proeotettica sotto forma di quelle lamellone macroscopiche, vi ricordate? Abbastanza evidenti. Aumentando il silicio mi si sposta il tenore dell'eotettico secondo questa linea qui, vedete questa qui è la linea che vi indica l'abbassamento del tenore eotettico, e otteniamo una serie di strutture miste con formazioni ghise ferritoperlitiche, perlitiche, trotate e compagnia bella, che hanno appunto danno luogo a strutture della matrice metallica differenziata a seconda del tenore di carbonio e di silicio. Notate che qui non abbiamo indicazioni sulla morfologia del carbonio grafitico. Qui si parte dal presupposto che è tutto lamellare sostanzialmente, quindi in pratica sempre una ghisaccia sostanzialmente che ha una bassa capacità di sostenere sollecitazioni. Qui abbiamo una serie di influenze, datevi un'occhiata, ma poi in qualche modo lo capiremo al volo, cioè il nickel ha un effetto grafitizzante 4 volte inferiore al silicio, vi ricordo che il nickel rimaneva in soluzione solida nel ferro quindi non formava carburi, l'alluminio, il titanio e lo zirconio hanno un'influenza simile al silicio, il rame è un debole grafitizzante, il cromo promuove formazione di carburi, quindi in realtà non è un grafitizzante perché si forma carburi, appunto favorisce la formazione di cementi di legata ad esempio, così pure il molibdeno, il vanadio, il manganese e il tungsteno. Il tantallio li stabilizza pure, cioè li rende più stabili alzando la temperatura, cioè gli elementi che tendono a formare carburi sono elementi, con l'eccezione forse del titanio, sono elementi che hanno appunto un effetto opposto a quello del silicio. Vediamo che invece giocando sulla velocità di raffreddamento tendo a in qualche modo a ottenere una struttura via via sempre più bianca in qualche modo. Qui per esempio vediamo cosa succede al centro di un tondo a diametro variabile, qui, al variare della composizione chimica per cento di carbonio e per cento di silicio. Perché vi dico al centro di un tondo? Perché tanto più grosso sarà il tondo, quanto più al centro avremo parità di raffreddamento, che so, buttate in acqua il pezzo, avremo una velocità di raffreddamento più lenta, quindi vuol dire che spostandoci verso destra abbiamo velocità di raffreddamento più lente. Notate che per spessori bassi abbiamo formazione di ghise bianche, cioè ghise cementitiche,
per ampi range carbonio più silicio. Spostandoci via via verso destra, addirittura le ghise bianche scompaiono e si comincia a formare ghise grigie a microstruttura differenziata, fino ad avere per spessori molto elevati, quindi al centro a velocità di raffreddamento, al centro del tondo velocità di raffreddamento molto lente, sostanzialmente ghise grigie ferritiche, ghise grigie che in pratica si sono raffreddate secondo il diagramma metastabile, stabile, e quindi portando la grafite, come le fasi ricche in carbonio, la grafite è la fase che si forma in condizioni più stabili possibili, e con la fase non ricca in carbonio, con la matrice sostanzialmente ferritica. Le particelle di grafite, vi ho detto, sono elemento fondamentale delle ghise. In pratica, per poter classificare in qualche modo le ghise, dobbiamo innanzitutto analizzare la morfologia delle particelle di grafite e poi vedere la microstruttura. Ma sostanzialmente le particelle di grafite svolgono un ruolo fondamentale. Attenzione quando presenti, perché se abbiamo a che fare con una ghisa bianca, ha voglia di cercare le particelle di grafite, è bianca, non ci sta, la vede la cementite, non la vede la grafite. Ma vedremo più avanti che in realtà la ghisa bianca ha applicazioni estremamente limitate. Per la maggior parte dei casi abbiamo a che fare con ghise grigie, cioè con ghise che hanno una presenza importante di grafite. Vi ho già detto perché sto parlando di bianca o di grigia? Non ricordo, forse no. Si definiscono bianche le ghise cementitiche in quanto la superficie di frattura è chiara. Si definiscono come grigie le ghise grafitiche perché quando le rompete è grigiastro scuro, d'accordo? Quindi proprio è un colore della superficie di frattura. Perché vi dico della superficie di frattura e non del pezzo? Perché il pezzo può essere ossidato, quindi non lo vedete. La superficie di frattura invece è un metallo fresco, fra virgolette fresco ovviamente, e quindi vedete il reale colore del metallo prima che si ossida. Chiaro che poi se lo rompete il pezzo e guardate la superficie di frattura un mese dopo, no, non vedete nulla. Adesso la superficie di frattura bella fresca, insomma. Vi dicevo appunto che la normativa ci fissa una serie di parametri con i quali poter catalogare le particelle di grafite presenti all'interno della ghisa. Appunto sotto il profilo della forma, della distribuzione e della dimensione. Esisteranno delle combinazioni più critiche che vi rendono veramente la ghisa utilizzabile solo per applicazioni particolarmente povere, lampioni artistici, tommini per foglia, quelle applicazioni in cui serve un grande tonnellaggio con un costo molto basso dell'elemento prodotto. Voi dite, ma perché lo faccio in ghisa? Beh, per fare un lampione artistico vi serve un materiale che riesca a colare molto bene. Per fare un tombino avete bisogno di qualcosa che costi molto poco, d'accordo? E per esempio appunto vediamo qua alcune morfologie tipiche che possono essere appunto osservate. Qui vedete lo schema preso dalla normativa e qua a fianco la corrispondente foto, cioè che vedete bene che la normativa, lo schema che prende è assolutamente aderente alla realtà sperimentale. Poi vedete qui abbiamo alcune tipologie, ve l'ho riportato per far capire che quello che trovate in normativa, questi schemi qui, sono in realtà assolutamente aderenti poi alla realtà sperimentale che si va a osservare. Quindi in pratica, dato che la normativa procede praticamente per paragone, voi potete comparare in maniera abbastanza agevole la struttura schematizzata nella normativa con la foto che andrete a osservare ad analogo ingrandimento. Attenzione, per cui se voi avete uno microscopio ottico che ha un revolver con il quale avete diversi ingrandimenti, non potete osservare a 1000 per una struttura che la normativa vi fa osservare a 100 per esempio, perché altrimenti non state osservando la stessa cosa, d'accordo? È come se voi osservasse una mosca con una lente ingrandimento, la proboscide della mosca vi potrebbe far sembrare la mosca un elefante, ma in realtà è un'altra cosa, d'accordo? Quindi chiaramente è sostanziale osservare lo stesso oggetto agli stessi ingrandimenti della normativa, altrimenti state osservando qualunque altra cosa, non capite cosa state osservando. Per quanto riguarda la forma, la normativa vi elenca 6 differenti morfologie che possono essere osservate. Lamelle sottili con punte aguzze, 1. Noduli con accentuate ramificazioni di lamelle. Lamelle spesse con punte arrotondate. Flocculi frastagliati. Flocculi compatti. Noduli a contorno circolare. Attenzione, è chiaro, qui parliamo di una sezione. Ma poi la rappresentazione tridimensionale, per esempio dell'ultimo, sono sferette di carbonio, d'accordo? Quindi non ci scordiamo mai che stiamo parlando di un'osservazione, una trasposizione bidimensionale in una struttura tridimensionale. Quindi in pratica voi sapete già che quando osserviamo a livello... Guardi me, non guardi il collega, abbia fiducia, le racconto io meglio la metallurgia.
quando noi osserviamo bidimensionalmente una struttura tridimensionale perdiamo delle informazioni, d'accordo? Quindi cerchiamo sempre di capire cosa stiamo facendo. Capite bene che in queste forme la peggiore sarà quella che avrà l'aspetto più, chiamiamolo aguzzo in qualche modo, che comporterà discontinuità più acute in modo tale da avere poi nel caso di sollecitazione meccanica delle intensificazioni di sforzi particolarmente accentuate. Questa è quella, fra virgolette, ideale, quella che, come sapete già, sollecitata ricomporta agli apici della discontinuità la ridotta intensificazione degli sforzi. Distribuzione. Noi il problema della distribuzione abbiamo già affrontato quando parlammo ad esempio del problema di carburi, delle particelle che precipitano. Abbiamo già detto a suo tempo, tutte le volte noi abbiamo qualcosa che precipita, se precipita tutta localizzata in certe zone è certamente molto più pericoloso che nel caso invece precipiti in maniera molto distribuita nella nostra struttura. Anzi, addirittura abbiamo detto che per certe particelle intermetalliche, per certi carburi a volte, nel caso di precipitazioni ben diffuse nella struttura abbiamo addirittura un effetto positivo, perché ci blocca, sempre nel caso in cui le dimensioni siano ottimali, ci può bloccare in maniera ottimale le dislocazioni. Qui ovviamente non possiamo parlare di dislocazioni perché stiamo parlando di particelle che hanno dimensioni importanti. Qui sopra, questo sferoide che vi dico è la struttura migliore per quanto riguarda la grafite, possiamo avere diametri tranquillamente di 100 micron. 100 micron vuol dire 0,1 mm, cioè è una dimensione importante, non dico che lo potete vedere a occhio nudo, ma poco ci manca, insomma. Quindi attenzione che, e stiamo parlando di quella bella, avete idea di che le lamelle quelle grosse possono essere, insomma. Quindi diciamo la struttura quella più gradevole, se questo è 100 micron, io lo osservo al microscopio, non mi scandalizzo, non è una dimensione imbarazzante, e capite bene quindi che queste non hanno alcun ruolo di, anche se fossero ben distribuite, non possono avere alcun ruolo di interazione con le dislocazioni sono su scala atomica, queste sono su scale svariate ordini di grandezza più su, d'accordo? Per cui non c'è nessuna interazione di quel tipo. Però è chiaro che quanto più ben distribuite sono queste particelle, tanto meglio è. E qui abbiamo una serie, 5 indicazioni, che ci dà la normativa. Queste sono prese dalla normativa UNI, attenzione, per cui voi quando classificate una ghisa, o meglio, nel vostro lavoro, quando leggerete la classificazione fatta da qualcun altro sulla ghisa che vi viene fornita, dovrete capire nella sigla che vi esce fuori di cosa state parlando. Distribuzione uniforme, rosette non orientate, lamelle non orientate, lamelle in zone interdendritiche, lamelle interdendritiche. Quanto più è diffusa la microstruttura, tanto meglio è. Chiaro, poi questo dovrete incrociarlo, queste 5 distribuzioni, dovrete incrociarlo con queste 6 forme. 6x5, 30 possibilità. Non solo, ma abbiamo anche il problema della dimensione. La normativa ci fissa questi 8 diversi. Queste 8 diverse dimensioni osservabili con ingrandimento 100x, questo aggetelo per, non dirmi 100x, mi deprimo, 100x, e voi osservando a 100x questo oggetto dovete osservare una di queste. Chiaramente non avrete mai una cosa esattamente identica, dovrete scegliere dove vi trovate, e quindi abbiamo detto prima erano 40 combinazioni, moltiplicato 8 sono 320 combinazioni. Voi dalle 320 combinazioni che potete ottenere avete a che fare con la vostra ghisa. Ed è chiaro che voi preferite strutture più piccole, ben distribuite e rotondeggianti, piuttosto che strutture grossolane, magari confinate su parti particolari della vostra struttura e magari anche a punta aguzze. Quindi le varie combinazioni che escono fuori sono quelle appunto legate alla combinazione chimica, alla composizione chimica della vostra ghisa, al processo di solidificazione e raffreddamento della vostra ghisa, che vi può dar luogo appunto a strutture più o meno gradevoli dal punto di vista meccanico. Qui vediamo un'analoga tabella di comparazione rispetto alla precedente, ma stavolta dedicata, sempre da normativa, agli sferoidi. Notate qua appunto abbiamo differenti grandezze che possono essere appunto attribuite. Qui abbiamo alcuni esempi di impiego di ghisa. Ponte in ghisa del 1779, con qualche problemino meccanico possiamo osservare qua per esempio, ma che rimane in piedi sostanzialmente, perché poi alla fine questa roba, finché non collassa del tutto, resiste abbastanza bene. Una ghisaccia del 1779 è una ghisa che ha le lamellone enormi, non è che stiamo parlando di cosa particolarmente pregiata, ma una, ovviamente qui sarà stato progettato con un notevole sovradimensionamento degli elementi, per cui va avanti senza grosse difficoltà.
Qui qualcuno di voi un po' più attento, che non sia dopo quasi un'ora di lezione, potreste stare tranquillamente a dormire, ma mi auguro ancora di no, potrebbe chiedermi, ma la ghisa non si corrode? Perché insomma dal 1779 esposto alle intemperie non è banale. La ghisa non è inossidabile, assolutamente, la ghisa si corrode come? Ma c'è una caratteristica molto strana, e cioè quella di formare un prodotto di corrosione. Cos'è il prodotto di corrosione? Il chiodo in acqua, quando si corrode, forma ruggine. La ruggine è il prodotto di corrosione. La ghisa in moltissime condizioni, anche lì dipende molto dall'ambiente nel quale si trova, ma esposta alla corrosione atmosferica, che sostanzialmente è una corrosione ad umido, tende a formare un prodotto di corrosione che non è l'ossido dell'acciaio ossidabile, ma un prodotto di corrosione piuttosto resistente grazie a una stranissima peculiarità delle lamelle di grafite. Cioè queste lamelle di grafite, intrecciate fra di loro, imprigionano in qualche modo il prodotto di corrosione e formano una specie di, chiamiamola crosta, rimane anche registrato, non è una crosta, insomma, producono uno strato piuttosto cospicuo, molto resistente meccanicamente, e quindi in qualche modo rallenta l'ulteriore corrosione dello strato sottostante, anche se non ha proprietà inossidabili assolutamente, ma non solo, resiste molto bene alle sollecitazioni meccaniche. E quindi praticamente, ad esempio, in America hanno dissotterrato le tubazioni in ghisa che erano state progettate per 50 anni, per un funzionamento a 50 anni, le hanno dissotterrate, le hanno viste perfettamente intere, le hanno risotterrate così com'erano, perché in realtà ci rivediamo per altri 50 anni, insomma, che effettivamente funzionava inaspettatamente piuttosto bene, insomma. Quindi diciamo che questo ponte dal 1778 ha una capacità di resistenza notevole, anche se ha dei problemi non banali, insomma. Prego? No, questa è una cosa abbastanza generalizzata. Cosa curiosa, diciamo che è dovuta nel caso delle ghise lamellari alla struttura lamellare particolare. Nelle sferoidali è un discorso un po' diverso, anche perché le sferoidali non sono così antiche, lo vediamo fra un attimo, appunto adesso qui ci stava la classificazione. Le sferoidali sono quelle che hanno la grafite sotto forma rotondeggiante, sono state inventate nel 1948, cioè proprio un giorno, cioè, una cosa curiosa, c'è cioè il giorno di nascita di queste ghise, insomma, in qualche modo. E però sono del 1948, per cui c'è anche un'esperienza molto più ridotta, sono utilizzate in maniera estesa da pochi decenni, per cui c'è anche un'esperienza molto più ridotta. Quel ponte del 1779 c'è un'esperienza industriale più antica, insomma. Però diciamo che sicuramente nel caso delle lamellari si è visto questa enorme resistenza, anche questa enorme durabilità del manufatto, perché appunto tubazioni in ghisa sono state rimesse su un ponte che andavano benissimo, perché buttarle via, insomma. Nel caso del ponte però la base sicuramente è più, cioè, è più esposta. Ma guardi, se non vedo male la foto, in realtà sta più o meno fuori dall'acqua la base, per cui dovrebbe essere, adesso purtroppo questo è una schifezza, ma questo dovrebbe essere fuori dall'acqua. Poi è chiaro, sì, ci sarà certamente una gradazione di attacco corrosivo, però ripeto, in ambiente umido la ghisa resiste piuttosto bene, per cui va, ci si passa sopra, per cui insomma se si continua a fidare qualche motivo c'è, insomma. Gli avranno fatto manutenzione, per carità di Dio, insomma. Però insomma il fatto che un manufatto metallico resista da 200 anni con un successo, insomma, 230 anni, è abbastanza impressionante, insomma. Prego. C'è la ruggine? No, non è ruggine, è un prodotto di corrosione. Allora, la ruggine è un prodotto di corrosione, però la ruggine è un prodotto di corrosione pulverulento e discontinuo. Questo invece è un prodotto di corrosione che non è l'ossido, anche l'ossido protettivo di inossidabile è un prodotto di corrosione. Attenzione, non diamogli per forza un'accezione negativa alla parola prodotto di corrosione. L'ossido dell'acciaio inossidabile della pentola di casa sua è un prodotto di corrosione, che però ha caratteristiche chimico-fisico-meccaniche ottimali che che rallentano un ulteriore attacco corrosivo del metallo sottostante. Nel caso della ghisa invece abbiamo un prodotto di corrosione che non è assolutamente l'ossido protettivo, ma non è pulverulento come quello di un acciaio a carbonio, di un chiodo messo in acqua per esempio, insomma, ed ha una strana caratteristica meccanica che addirittura a volte è più forte del prodotto di corrosione grazie a questi intrecci di lamelle che imprigionano diciamo, l'ossido in qualche modo, e la resistenza meccanica è più elevata del metallo base, è una cosa buffissima questa, insomma, particolarmente strana. E quindi in pratica il metallo sopporta bene le sollecitazioni. Poi chiariamoci, stiamo parlando di metalli che non hanno sollecitazioni meccaniche particolarmente spinte, d'accordo? Perché non ci sono sollecitazioni particolarmente spinte, quindi riesce a resistere abbastanza bene. Chiaro che se lo mette a vibrare, lo mette a sollecitare a vibrazioni,
quel ponte viene giù e la tubazione si va a rompere e compagnia bella, insomma. Però per sollecitazioni statiche o quasi statiche vanno, funzionano, insomma. Quindi può essere positiva questa? Sì, sì, è sostanzialmente positiva. Inaspettata, tra virgolette, ripeto, c'è cioè questa esperienza di qualche anno fa, in cui sono state dissotterrate queste tubazioni, gli americani erano convinti di dover sostituire, insomma, invece hanno trovate, non dico integre, ma l'hanno rimessa dentro, hanno salutato, insomma. Ci si rivede fra altri 50 anni, d'accordo? Quindi è impressionante, insomma, questa cosa. Non era prevista, ecco, vi posso dire, non era assolutamente prevista, insomma. Mi dico una scarpa, dice così. Metallurgia, guardi, faccio al di là della battuta. Lei immagini il calcestruzzo, allora, per lei cos'è? Questo speriamo sia calcestruzzo, mi auguro che sia cemento armato, per cui il calcestruzzo non dei ferri dentro sostanzialmente. Per lei cos'è? Dal suo punto di vista? Non lo so, un rivestimento particolare. No, e lei immagina questo qua è l'analogo di un bicchiere pieno d'acqua. Il calcestruzzo trasmette elettricità, il calcestruzzo è una soluzione acquosa sostanzialmente, solida, ma ha una capacità di trasmissione di ioni molto importante, tant'è che appunto i ferri dentro si corrodono come se fossero esposti all'atmosfera, anzi si corrodono come se fossero esposti a un ambiente aggressivo. Chi di voi si sente spesso lavoro in corso fra Barberini e Mugello e ronco bilaccio? Perché? Non si spiega altrimenti perché ci sono questi perenni lavori in corso. Non è che sono impazziti. Il tratto Firenze-Bologna è un tratto composto da gallerie e cavalcavia, non so se l'ha mai fatto. Qui i cavalcavia sono stati prodotti negli anni 60, sono sostanzialmente cemento armato, d'accordo? Parecchio ferro anche ci hanno messo, tra l'altro. Piccolo dettaglio, lì sopra nevica spesso. Lei dice, a me che me ne cale. No, viene cale perché quando nevica si butta il sale, come antigelo. Questo sale che cos'è? Na più Cl- messo in acqua sostanzialmente. Questi ioni penetrano nel calcestruzzo perché li fa diffondere e specialmente il cloro, è un elemento particolarmente negativo, attacca il calcestruzzo e lei vede proprio le venature di corrosione che fuoriescono al di fuori. E lei capisce bene che se sa che là dentro ci sta un ferro che si sta corrodendo, non è molto contento. Fra l'altro poi il prodotto di corrosione, in quel caso la ruggine, ha un volume specifico maggiore rispetto a quello del ferro di partenza, per cui tende anche a rompere il calcestruzzo. Lo vede questa cosa in qualche struttura un po' vecchiotta, che magari hanno lasciato un po' andare, insomma, vede le strane venature di ruggine proprio sul calcestruzzo, non si aspetta, insomma, in qualche modo. Questo non perché il calcestruzzo sia crepato, ma perché lo ione riesce a entrare dentro. Dentro il calcestruzzo lei ha dell'acqua libera all'interno, proprio per il processo di produzione del calcestruzzo stesso, e lei ha un processo di aggressione, cioè il calcestruzzo dentro risente dell'ambiente esterno, dei tempi di inerzia e compagnia bella. E quindi fra Ronco Bilaccio e Barberini Mugello fanno una continua opera di manutenzione, ci sono una serie di processi di sistemi di protezione elettrica lì, ci spendono un sacco di soldi per evitare che collassi poi, perché poi corrodi non c'è più ferro, insomma. D'accordo? Quindi in realtà quando lei c'ha una tubazione interrata, lei può avere problemi enormi. Le faccio un esempio stranissimo, me ne occupai quando lavoravo in un altro posto, insomma, precedentemente. Avevo un problema su un serbatoio interrato, per cui apparentemente tranquillo, di gasolio. Praticamente questo serbatoio si perforava in pochi mesi e non capiamo perché. Io lavoravo prima in un'altra azienda e facevo un altro lavoro, insomma, e praticamente questo serbatoio interrato si perforava in pochissimi mesi. L'abbiamo sostituito pensando che fosse un problema di materiale, invece scoprimmo che cosa? Che non lontano dove lavoravamo noi passava la metropolitana e dentro il terreno ci sono le correnti disperse e per motivi strani un flusso di correnti disperse attraversava il nostro serbatoio. L'unica fu in qualche modo isolarlo elettricamente dal resto del terreno, quindi bitume sostanzialmente, e impedire che ci fosse questo passaggio di corrente dispersa attraverso il serbatoio. Per cui il terreno non è assolutamente... Lei ogni qualvolta ha la possibilità di trasmissione di elettricità sotto qualsiasi forma, lei ha un possibile attacco corrosivo. Lei se sa già che quando cammina può prendersi la corrente, ad esempio, se ha piedi nudi, per esempio, e sta camminando in una zona, che so, dove ci sono pali della luce e compagnia bella, quando fa un progetto, per esempio, un palo della luce, lei deve progettare il palo della luce in modo tale che la tensione del passo sia inferiore a quella pericolosa, altrimenti ci lascia la pelle, insomma. D'accordo, una qualsiasi struttura industriale, lei deve prevedere una tensione di passo inferiore a quella pericolosa per l'essere umano, anche nell'ipotesi stia camminando a piedi nudi,
grazie a Dio abbiamo le scarpe quasi sempre in gomma e quindi quelle ci fanno da maggiore isolante, ma non è detto che lei abbia le scarpe in gomma e deve essere previsto anche questo fatto. Lei consideri sempre che nel caso di corrosione ad umido l'aspetto elettrico è fondamentale, tant'è che molto spesso appunto nel caso della corrosione ad umido parliamo di corrosione elettrochimica, cioè dove l'aspetto chimico e l'aspetto elettrico hanno un aspetto fondamentale. Un materiale interrato è un materiale a contatto con un sistema elettrochimico, è come se fosse in soluzione acquosa. Poi è un problema di conducibilità elettrica, è chiaro che la conducibilità elettrica di un'acqua di mare è più elevata della conducibilità elettrica di un terreno, ma c'ha conducibilità elettrica, avendoci conducibilità elettrica lei ha un attacco corrosivo, se no non si spiegherebbe perché una tubazione si può corrodere, per esempio, d'accordo? Quindi non solo le cose esposte all'aria hanno una suscettibilità all'attacco corrosivo più o meno generalizzato, ma anche le cose interrate, anche le cose rivestite, d'accordo? La convinta? Ok. Bene, vi dicevo, per le chise abbiamo a che fare con una classificazione che appunto vedete lì, non è una classificazione secondo normativa, in realtà potete trovare anche delle altre classificazioni, ma sono, diciamo, è quella più utilizzata, per cui molto spesso troverete appunto, sentirete parlare di chise bianche, chise grigie, chise malleabili, chise sferitali e chise legate. Le chise grigie sono le più povere, tra virgolette, sono chisacce per impieghi non pregiati, dove non sono previste sollecitazioni dinamiche, dove serve una massa metallica sostanzialmente a basso prezzo ed elevata colabilità, chiamate così per il colore scuro delle superfici di frattura. Chise bianche raramente le producete, in realtà è più probabile che abbiate dei pezzi in chisa grigia che dove localmente abbiate applicato un raffreddatore e avete lì avuto la formazione di cementite. Questo perché vi serve in quella zona un'elevata resistenza all'usura. Chiamate così perché appunto sono caratterizzate dal colore chiaro sulle superfici di frattura, hanno appunto il carbonio sotto forma cementitica e sono caratterizzate da un'elevatissima durezza e da elevata resistenza all'usura. Chise malleabili, chiamate così per la loro capacità di essere deformate. Chise sferoidali in qualche modo sono le nipotine delle chise malleabili, diciamo fino al 48 esistono solamente chise malleabili, invece dal 48 in poi hanno preso sempre più piede le chise sferoidali, tant'è che adesso ormai sono insieme con gli acciai legati le uniche leghe ferrose che hanno un trend in crescita nella produzione industriale, per cui sono assolutamente il materiale più di punta in questo momento dal punto di vista delle leghe a base ferro. E infine le chise legate, che hanno appunto tenori estremamente elevati, certi elementi di lega, per dare determinate caratteristiche tipicamente di resistenza a caldo e di resistenza alla corrosione. Vediamole una per una. Chise grigie, vi ripeto, è un materiale più povero, sostanzialmente non hanno resistenze meccaniche particolarmente elevate. Le caratteristiche sono un tenore di carbonio di questo tipo qua e un tenore di silicio fra 1 e 3. Vi ripeto che il silicio è l'elemento grafitizzante per eccellenza, cioè è quello che vi rende più facile avere il carbonio grafitico, per cui ce ne deve essere un po'. Fra 1 e 3% è certamente il tenore più accettabile. C'hanno un problema che caratterizzarle meccanicamente non è banale, nel senso che se voi fate una provetta di chisa grigia colata a parte e fate una provetta mediante lavorazione meccanica da un getto, ottenete valori diversi di R con M e R con S. Che valore utilizzare? Non è banale, allora molto spesso si fa questo giochino con questo nomogramma un po' particolare. Si fa la durezza sulla provetta che voi ottenete non colata a parte, ma molto più spesso con una specie di getto campione, con una forma particolare, una sorta di V. Da questa sorta di V si fa un provino a parte mediante lavorazione meccanica. Si fa la durezza su questa provetta e si fa la durezza sul getto, l'oggetto macroscopico. Questo perché la durezza in qualche modo, vi ricordo, essere imparentata con la trazione e ci permette, nota la durezza del getto, nota la durezza della provetta, di legarle insieme. Si fa la prova di trazione sulla provetta ottenuta da quel getto provato a parte e si ottiene il valore di R con M della vostra provetta. Poi si entra in questo nomogramma, durezza del getto e durezza della provetta, qui c'è questa parametrizzazione, riparametrizzate il tutto sulla R con M della provetta e giocando sui valori che ottenete andate a ottenere la durezza, la vostra R con M del getto. Notate per esempio in questo caso la R con M della provetta è circa 180, non mi incrocio con le linee,
circa 180 MPa, che corrispondono a due exergeti, in questo caso di circa 210 MPa. D'accordo? Quindi ci sono certe differenze tra durezza della provetta e durezza del getto. Resistenza meccanica della durezza della provetta e resistenza meccanica del getto. Non è un giochino numerico, è dovuto al fatto che le condizioni di raffreddamento della provetta sono anche a volte molto diverse da quelle del getto stesso. Getto che vi ricordo, nel caso specialmente di manufatti grossi, di dimensioni piuttosto elevate, localmente possono avere velocità di raffreddamento anche molto diverse da punto a punto. E quindi voi potete avere gradienti di microstruttura e di morfologia delle lamelle da punto a punto. Insomma, la colata di pezzi grossi in ghisa è molto complicata e dal punto di vista metallurgico, sia per quanto riguarda la microstruttura che per quanto riguarda la morfologia degli elementi grafite, può essere un grosso problema. Questo vi influenza il comportamento macroscopico del vostro oggetto, e un modo per uscirne fuori è quello appunto l'utilizzo di questo nomogramma che avete visto in figura. Le curve sigma epsilon non sono curve che presentano un chiaro snervamento, anzi addirittura vedete qua abbiamo tre curve, abbiamo praticamente non c'è mai neanche una zona di pendenza lineare, tant'è che è complicato anche definire un modulo di Young, è complicato definire assolutamente tutto. Ad esempio il modulo di Young molto spesso è determinato in maniera totalmente arbitraria, ovvero avete questa curva che ha una pendenza variabile dappertutto, quindi se voi fate la tangente dell'origine non ottenete un valore accettabile, il modulo di Young, perché è troppo elevato, non è accettabile. Allora prendete il valore massimo ottenuto, la normativa vi fissa, dipende poi un quarto di questo valore, determinare il punto sulla curva, ne fate la secante dall'origine e la pendenza della secante vi dà il modulo di Young, che è chiaramente scelto in maniera arbitraria, perché abbiamo scelto un quarto del valore massimo, perché non un terzo, non un quinto? Un quarto, basta che scegliamo sempre lo stesso valore e in qualche modo otteniamo valori comparabili tra di loro. Hanno una buona resistenza all'usura e una buona lavorabilità per asportazione di truciolo. Sopra i 300 gradi possiamo avere ulteriore grafitizzazione, possiamo avere formazione di carburi, dipende dagli elementi lega presenti, possiamo avere processi di ossidazione e corrosione e possiamo avere delle eventuali trasformazioni allotropiche di questa ghisa. Qui vediamo quello che si vede al microscopio. Ingrandimento non molto elevato, questa specie di vermicelli sono appunto gli elementi grafite, questo è un ingrandimento più elevato di questo, lo capiamo dal marker, guardate qua, questi sono 100 micron, questi sono 20 micron, questo è 5 volte più grande di questo l'ingrandimento. Notate una cosa fondamentale, questo capellone, diciamo così, chiamiamolo in questo modo, è l'elemento di grafite, quando parlavo di lamelle, le lamelle di grafite sono queste, ma notate che c'è perlite, questa è perlite, D'accordo? Tanto per ricordarvi che stiamo parlando sempre di una lega ferro-carbonio e a temperatura ambiente, se non è una lega, se non è una ghisa legata, otterremo una struttura ferritica con la fase ricca in carbonio, in questo caso la grafite. Ma è quello che abbiamo visto quando discutemmo il diagramma ferro-carbonio a suo tempo, appunto nel caso di una ghisa grigia iperprotettica, dove la fase ricca in carbonio doveva formarsi da questa, e poi il resto lo ottenevamo dalla decomposizione dell'austenite durante il raffreddamento stesso. Ghise bianche, in questo caso il silicio deve essere più basso, notate qua, sotto lo 0,7%, prima era fra 1 e 3%, d'accordo? Quindi basso silicio non si forma appunto carbonio grafitico, se ne forma molto poco, il cromo favorisce la formazione di carburi, quindi in qualche modo stabilizza la formazione di carburi, vi sequestra il carbonio, non ve lo fa formare sotto forma di grafite, ma sotto forma di carburi. Sotto il 2%, ma può arrivare addirittura al 27%, questo lo vedremo nelle ghise legate più che altro, però, d'accordo? Quindi mettetelo come warning in testa, insomma, può avere appunto luogo nelle ghise legate. Questa è una tipica composizione chimica, senza entrare troppo nel dettaglio dei vari elementi. Quelli che formano carburi agevolano la formazione di ghisa bianca. Quelli che non formano carburi agevolano sostanzialmente la formazione di ghise grigie, quindi tutti gli elementi carburigeni vanno bene per le ghise bianche. Hanno un'elevata resistenza all'usura e all'abrasione, ma sono molto più fragili di quelle ghise grigie che sono già fragili. Attenzione, quindi capite bene che queste ghise non hanno capacità di sostenere sollecitazioni variabili nel tempo, urti dinamici, però vanno molto bene per tutte quelle applicazioni dove serve un'elevatissima durezza. Anzi, vi dirò di più, al di là del trattamento termico che ci interessa relativamente, a volte voi su un pezzo meccanico anche piuttosto grosso non avete bisogno che l'intero pezzo sia
in divisa bianca, che vi ripeto ha delle caratteristiche negative abbastanza importanti, ma se per esempio avete bisogno, che per qualche motivo in questo manufatto abbiate solo questa zona qui bianca e il resto grigio, voi cosa farete? Questa roba si ottiene percolata in una forma, vedete, una forma che in questo caso è a cilindro. Immaginate di avere a che fare appunto con questo oggetto che deve contenere appunto il liquido che viene immerso dentro. In questa zona immaginate di metterci, inserire una piastra metallica, magari anche raffreddata in acqua, d'accordo? Noi buttandoci dentro acqua e asportando calore raffreddiamo violentemente solo questa zona qui, quindi in pratica il nostro manufatto uscirà fuori tutto grigio e bianco solo da dove serve, mediante un raffreddatore, d'accordo? Chiaramente questa forma non serve a niente, insomma, è una forma semplice solo per non incasinarci nel disegno, ma l'uso di raffreddatori localizzati può consentire, giocando solo sulla velocità di raffreddamento, di ottenere localmente, laddove serve, ghisa bianca con il resto del pezzo ghisa grigia, d'accordo? Qui abbiamo una ghisa grigia, l'abbiamo già vista questa foto, eh? Qui la vediamo con un ingrandimento, ma sostanzialmente abbiamo, per esempio in questo caso, ricordate questa cos'era? È una dendrite di austenite, ghisa bianca ipotettica in questo caso, che raffreddando ci dava luogo a questa ledeburite trasformata con matrice cementitica e le palline o le particelle di austenite che si sono trasformate poi in perlite durante il raffreddamento. Qui vediamo finalmente ciò che abbiamo visto a suo tempo quando parlammo della trasformazione secondo il diagramma ferro-carbonio, in questo caso in una ghisa bianca ipotettica con la formazione di austenite proiotettica durante la solidificazione. Ghise malleabili. Attenzione, chi fa l'esame, questa è una cosa che chiedo spesso, perché non perché mi piacciono particolarmente né perché siano particolarmente utilizzate, ma perché sono un esercizio didattico particolarmente interessante. Però francamente prima di iniziarle io direi di interrompere qui.